Catnap è stato visto nella vita reale? Si sono visti Catnap! No, aspetta. Ragazzi, se anche voi volete un sushi bellissimo, prendete il mio libro Mondo Strano! Lo potete trovare in tutte le librerie d'Italia, ma soprattutto su Amazon. Vi lascio il link sotto in descrizione. Non c'è sushi, però ci sono degli sticker. Yeah. E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo ed oggi entreremo nel mondo misterioso degli avvistamenti di Catnap nella vita reale. È stato davvero avvistato il nostro Catnap, il nostro Dog Day nella vita vera? Beh, oggi lo scopriremo, quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. E se anche voi avete visto un mostro nella vita reale, cliccate ora il tasto iscriviti e lasciate un sacco di pollici in su. Iniziamo! Ragazzi, noi siamo dei detective. Abbiamo già visto qualche mostro nella vita reale. Circa, scovato. Come Huggy Wuggy è stato visto nella vita reale? Beh, se non lo sapete andate a vedere quel video. Ma oggi siamo qua per Poppy Playtime capitolo 3. Per Catnap, Dog Day e tutti gli animaletti sorridenti. Sono stati visti nella vita reale? E che Catnap ne so io? Andiamo a cercarli. Ma prima, come al solito, YouTube nella mia home mi mette cose interessanti. Io rimango sconvolto ogni volta per quello che YouTube mi mette dentro. Tipo FNAF Security Breach in a Nutshell. Ho seriamente paura di vederlo. Via! Sento Freddy Fazbear? Oh no! Ma è Orso di Marcia Orso! Non c'è... Ragazzi, Orso di Marcia Orso paragonabile a lui. Dai, dai, dimmi che è Orso di Marcia Orso. Guarda che bello. Ritornaci. Beh, questo è veramente strano. Davvero in un asilo nido hanno messo la canzone di FNAF? Io avrei paura, soprattutto se si spegnessero le luci. Oh no, c'è sole da qualche parte. Oh no, si sono spente le luci da... Ritorniamo ad essere un po' seri, no? Perché dobbiamo cercare le cose di Catnap nella vita vera. E qui c'è un Catnap. Ok, no, no, aspetta. Non è proprio un Catnap nella vita vera. Ma che è un Catnap? Scusate, scusate. Vediamo questo Catnap nella vita reale. Ah, cioè, questi ridono perché Miss Delizia e Catnap sono in cella. Ma che... Sì, Catnap, mangiatelo! Ma vi giuro, questa è la mia faccia in questo momento. Cioè, se si sovrappone la mia faccia a quella di Miss Delizia, sono uguali. Beh, dovrebbe essere Catnap nella vita vera. Però, ragazzi, scusate un attimo. Ok, prima di andare a cercare veramente video serie di Catnap, cosa è sto coso qui? Cosa diamine? Pronti, via! Ma che è uno speaker, man? È uno schifo di ghiaccio! No, non farlo sciogliere! Ma esattamente cosa stanno facendo? No, gli dai pugni e no, il povero schifo di toilette ha perso la testa. Io volevo semplicemente vederlo perché era troppo strano vederlo in nome. Va bene, bando alle ciance. Catnap in real life. Vai. Oh no, vabbè, questo. No, ragazzi, oppure questo. No, allora, con calma. Questi li vediamo alla fine, che secondo me saranno tipo quelli realistici. Andiamo a vedere altro. Ragazzi, ci sono diversi Catnap che sono stati viste nella vita reale. Tipo, ho catturato Catnap che sta avendo un figlio nella vita reale. Copertina, Catnap incinta. Cosa? Allora, questo ragazzo è entrato in un ospedale e ha visto... Ma che cosa sta succedendo qui? Ma che cosa sta succedendo? Catnap incinta. Catnap incinta. Che cosa... No, raga, io mi rifiuto. Aspetta, mi voglio rifiutare un attimo. Sembro io quando mi lamento che ho preso un 5 a scuola. Signorina Catnap, tutto bene? Ok, i dottori se ne sono andati, quindi ora questo ragazzo sta entrando piano piano all'interno di questo ospedale. Hello, Catnap.
Ciao Catrap. My name is not Beavis, okay? But I just wanted to ask. Il mio nome non è Beavis, però tranquillo. Okay? Tu stai bene? Sì, sto bene, ho avuto un bellissimo bambino. Com'è che si chiama? Antonio. Il figlio di Catrap, Antonio Lognomo. Però no, non penso che sia realistico questo video. Continuiamo la nostra ricerca. Attenzione, perché qualcuno con il drone ha catturato Catrap nella vita reale. Beh, finalmente qualcosa forse di un pochino più realistico. Andiamo a vedere. Allora, questo ragazzo ha preso il suo drone piccolino, che è bellissimo, anche io vorrei avere un drone. E l'ha fatto volare. Ok, vola drone. Ok, stiamo andando col drone in giro. Ok, vediamo dove potrebbe essere Catnap. Wow, ma questa è una... Che bello. Anch'io voglio questo effetto sulla mia faccia. Grazie. Comunque, stavo dicendo, questa è una delle classiche fattorie americane. Allora non è una diceria, sono davvero così le fattorie americane. Ma ci potrebbe essere il vero Catnap in questa fattoria? Secondo me sì. Sento, Catnap è vicino. Forse da queste parti. Attenzione che forse l'ha trovato. Vediamo dov'è. Eccolo! Secondo voi, ragazzi, questo Catnap è realistico? O sembra un modello di Gmod? Guarda, gli sta sfasciando la macchina, il pick up. Sembra un modello di Gmod. Potrebbe essere un modello di Gmod. Boh. No, Catnap, cosa stai facendo al pick up di questo ragazzo? Oh, ovviamente lui mi sta dando i colpi al pick up e il pick up non ha manco una baccatura. Ragazzi, è realistico! Attenzione, ragazzi! Catnap ha lasciato un biglietto e ha scritto: Leave me alone! Lasciami da solo! No, va bene, sei un gattino, io ti faccio pissi pissi, vieni qua. Quanto era realistico questo video da 1 a 10? 3 e mezzo. Cerchiamo altri video iperrealistici. Attenzione, perché un altro signore chiamato Aldo ha trovato col suo drone Crafticore, Dog Day, Catnap e Boba Fent. Sarà vero o sarà falso? Scopriamolo ora. Eccoci qua. Siamo in un bel paese. Che cos'è questo bel paese? Questo dovrebbe essere il capannone dove sta cercando appunto questi smiling critters. Ma guardate, ma ci sono i gabbiani. Ma immaginatevi che questo qua alza col drone e prende un gabbiano. Povero gabbiano. Povero gabbiano. Ha perduto la compagna. È proprio qua. I've seen Crafticorn and I've seen Dice che ha visto Crafticorn. Bubba Fent. Eppure Bubba Fent. Va bene. Sono in ansia totale. Oh, si sta abbassando. Dice di averlo trovato. Dice che qua c'è qualcuno. Mi sta partendo il cuore. Vediamo. Dice che forse è qui. Oh! Ma tu sei pazzo! Tu sei scemo! Ma che cos'è sta roba? Crafticorn e Boba Fett hanno attaccato il drone del tizio! Yo! Oh my god! Yo, my screen just... Yo, did you guys see that? Oh! Yo, I just... Gli hanno cambiato la panoramica, d'accordo? E quindi hanno trovato Crafticorn e Boba Fett. Ritorniamo a quel frame. Eccoci qua! Secondo voi, ragazzi, questi Crafticorn e Boba Fett sono veri o sono falsi? Sono veri, allora ci dovrebbe essere l'ombra. Criterio: ombra c'è. Un attimo che faccio la lista. Quindi c'è ombra. Ok, se sono veri, dovrebbero colpire qualcosa. Hanno colpito il drone. Quindi drone. Ok, hanno colpito il drone. Se sono veri, dovrebbero essere realistici e non dei modelli 3D. Realisticità di questi due, 6 su 10. Però ancora non abbiamo trovato il 10 su 10, che forse so dov'è. Ma prima andiamo a vedere altro. Dobbiamo vedere questo, che è una compilation di 7 youtuber che hanno trovato Catnap nella vita reale. Su 7, saranno tutti falsi o saranno tutti veri? Beh,
Vediamo. Pronti? Via! Ok, oggi vedremo 7 youtuber che hanno visto catnap nella vita reale. Il primo fra tutti sarà numero 7, Jay Hills, che ha catturato catnap.exe in real life. Ecco la clip. Ah, lui si trova tipo al di fuori di uno store americano di giocattoli. Yo, is that... Ragazzi, catnap nella vita reale è reale. È reale. Allora, ha tutti i miei criteri. All'ombra, probabilmente avrà pure attaccato il drone. Poi è alto 3,40 m. Insomma, ragazzi, è reale. Questi ragazzi si sono chiusi all'interno di un centro commerciale. E questo è catnap nella vita reale. Sembra un umano con un pigiama. Oh no, l'ha beccato. Ma io tutto mi aspettavo tranne che avesse la testa così grande. Tanto che se la deve pure tenere se non cade. Ragazzi, anche io urlerei così se venissi mangiato da un mostro. Non urlerei tipo così. Cioè, questo è catnap nella vita reale. Scappa più che puoi, dolce donzella, scappa. Sono curioso di vedere il prossimo che ha visto catnap nella vita reale. Attenzione, qua c'è un tizio che sta scappando da... Cosa ho visto? Cosa ho visto? Cosa ho visto? Vi giuro, mai, mai mi sono aspettato una roba del genere. Ma comunque, ragazzi, vi presento Mamma Lunghe Gambe. Molto, molto, molto bello. Voglio rivedere la scena in cui lei entra dentro il buco. Attenzione, signora! Apre il buco! Passiamo ai video reali, ma questo è il video realistico con catnap Poppy Playtime in real life. Ma ci sono più avvistamenti. Iniziamo con uno dei primi, ok? E poi andiamo in questo. Pronti via! Questo è catnap. Sembra proprio realisticissimo. Ma cosa ci fa esattamente sulle Dolomiti? Che sta facendo? Sta cacando? No, si sta alzando. Ah! Sta pregando al prototipo. Da quando il verso di catnap è quello di Godzilla? Scatnap! Scattato la foto ora! È realisticissimo! Ho i miei dubbi che sia realistico, eh? Ho i miei dubbi. Questo video, ragazzi, sta spopolando. Sta andando in giro ovunque. Ha ricevuto milioni di visualizzazioni. Catnap Poppy Playtime nella vita reale. Sarà vero? Vediamolo insieme. Via! Oh! Ma vi giuro, sembra veramente molto reale. Allora, vi posso dire una cosa? Questo sì che sembra reale. Guardate, allora, ha tutte le caratteristiche. Prima cosa, ha l'ombra. Ombra. C'è. Non sembra un modello 3D. Sembra veramente realistico che si staglia su tutto questo belvedere. Quindi, non modello. C'è solo un problema in tutto questo. Questa è la classica posizione che fa catnap quando deve venerare il prototipo. Scusa, rivediamo solo un'ultima volta. Devo vederlo bene. Strano che cammina e la telecamera resta ferma. Allora, io gli posso dare un voto. Realisticità 9 su 10. Sembra molto realistico, ragazzi. Ma secondo me non è reale. Voi che cosa ne pensate? Scrivetemi la vostra sotto nei commenti. Ragazzi, io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto e vi abbia fatto divertire. Qua il vostro nome esiste tutto. Lasciate un sacco di pollice in su, cliccate il tasto, iscriviti se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo ad un prossimo video.